Il progetto In Action mira ad analizzare le condizioni e i fattori abilitanti la creazione e l'evoluzione della cosiddetta cittadinanza energetica. Lo scopo è di produrre conoscenza e consapevolezza sui temi energetici e di rendere gli studenti e le studentesse dell'Università di Bologna i protagonisti di un percorso di divulgazione e sensibilizzazione. Per questo abbiamo lavorato con un gruppo di 17 iscritti e iscritte al corso di laurea magistrale in architettura e chiesto loro di rispondere a una serie di domande sul tema trasversale dell'energia. Questi video resi pubblici sono il lascito del progetto In Action. Da e con gli studenti, per la città e il territorio. I PED, Positive Energy District, sono dei distretti con importazione e produzione di energia rinnovabile e conseguente emissioni di CO2 pari a zero. Sono delle zone, di alcune città, appunto dei distretti, in cui si ha lo scopo di avere una rete, di autofinanziare praticamente energicamente il distretto attraverso la produzione in loco di energia rinnovabile, creando magari anche un surplus di energia. Esistono diverse tipologie di PED a seconda di come va a essere prodotta e dove appunto viene prodotta l'energia elettrica, ma l'obiettivo di tutti questi progetti, quindi sia la comunità energetica sia appunto quello dei PED, è quello di andare a costituire dei progetti pilota al fine proprio di andare a far scattare, se così possiamo definire, delle scintille per far diffondere appunto questi progetti all'interno proprio di tutta l'Unione Europea, al fine proprio di raggiungere quella che è la neutralità climatica e non dipendere più dai combustibili fossili.